Salve a tutti ragazzi, sono l'Arcane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato. Continuiamo con le nostre Rhythm and Silly. Oggi tocca al nostro caro hero, il Gufo Donk, che ormai è 2 o 3 mesi che gioca nel club e ancora un po' fatica un po' nella palude del Nolimi 10. Sono cose che capitano, non bisogna troppo preoccuparci. Cioè, bisogna un po' ovviamente preoccuparsi, ma bisogna sicuramente, diciamo, avere un approccio positivo che ci permette di ragionare su cosa possiamo cambiare, su cosa invece, ahimè, non dipende molto da ciò che abbiamo fatto. Per esempio, vediamo che in questo mese, in queste 40.000 mani praticamente siamo un 150 euro short TV solo al No Limit 10, sono 15 buy-in, non sono super mega iper tantissimi, e questa super mega iper tantissimi mi fa capire che ho avuto student che poveretti hanno allenato quei 40 buy-in short TV chiudendo comunque positivo il mese, per capirci. Sono cose che un po' capitano, ma bisogna saperci un po' ragionare. Andiamo a vedere un po' di cose, le vedo più o meno assieme a voi. Per la prima volta ho messo questo filtro perché il nostro caro Hero ha provato ovviamente un approccio di level up a No Limit 25. In queste 1000 mani devo dire che le cose non sono state proprio super rose, ma la cosa interessante è che ok, la blu è rimasta lì dov'è, nel senso che abbiamo perso addirittura un buy-in abbondante di curva blu, quasi 2. La cosa che mi preoccupa un po' sono questi 3 buy-in di curva rossa. Infatti abbiamo visto delle statistiche abbastanza differenti al suo standard. In queste 1000 mani di No Limit 25 ha giocato 21-15-3 con un 4-bet dello 0-8, difendendo la maggior parte delle volte in cui era stato tribettato, creando una linea più passiva del normale. Attenzione, nei level up non dobbiamo cambiare il nostro stile. Volevo vedere un po' che tipi di tavoli ha scelto, non super ottimale. Abbiamo preso 2 o 3 reg al tavolo, abbiamo 3 reg in questo momento. Ora vediamo un po'. Alice è un reg che perde un po' di soldi. 4 occhi cosa ci fa al 25? È un giocatore che era al 100 tipo la settimana scorsa, ok. E il nostro Splinter comunque è un giocatore leggermente vincente, ma su poche mani. 4 occhi, ok, non è certo il reg più forte della storia, ma è sicuramente un giocatore con un sacco di esperienza. Non dovremmo onestamente, quando stiamo siamo in soglia insomma di level up, stiamo andando a dare un occhio a qualche tavolo allo stake prossimo, non dovremmo scegliere tavoli in questo modo. L'obiettivo il primo step nel level up è colmare il divario di esperienza, nel senso che, non so, 4 occhi per esempio, un player con un sacco di esperienza, per carità, ha fatto il level up al contrario, è partito dal 100, sceso al 50, sceso al 25, risalito al 50, risceso al 25, ne ha fatto un po' di tutti i colori ed è naturale insomma che sia così, ma ha sicuramente molte più mani giocate al livello rispetto a noi, ed è l'unica cosa che in realtà ci manca rispetto ai giocatori del 25, cioè il fatto di aver già giocato delle mani, cosa che loro invece hanno fatto. Non ha senso sedersi nei primi level up in tavoli di questo tipo se stiamo mixando, soprattutto magari giocando 4 tavoli del 10, 2 tavoli del 25. Dovremmo sceglierci 2 buoni tavoli, poi chiuderli, cambiarli. Dobbiamo fare un level up dove ci sentiamo confident, rilassati, sereni, pensando giustamente di avere margine apposta, giocando contro giocatori un po' più scarsi del normale, proprio per non avere, diciamo, il debito di ossigeno da level up. Il level up dal 10 al 25 è veramente nella storia del poker un po' più complicato, per un sacco di motivi che ho già detto anche in diverse occasioni, ma ricordiamoci che nell'M10 è un po' la palude, raccoglie quei giocatori che magari sono 2 anni che giocano, bene o male 500 euro li hanno fatti, anche se non sono certo super bravissimi, per cui più o meno sono giocatori destinati un po' a periodo di break even al Limit 10, giocatori che hanno provato il level up e sono scesi, giocatori che grindano al 10 ormai da un anno o due e non riescono a level upare. È veramente il bagnasciuga del poker, e in più è un level up 2.5 per cui la varianza cambierà molto. Molti giocatori aspettano un roll molto deep, affrontando varianza, noia, frustrazione, c'è veramente di tutto. Se pensiamo a La Storia Infinita, avete quasi sicuramente presente questo cartone film che ha ormai sicuramente qualche anno, dove il nostro caro Artax, il cavallo di Atreio, affonda nella palude dell'eterna tristezza, è un po' il reg in Bad Run No Limit 10, che non capisce come mai e si lascia sprofondare. Ma bando alle metafore, approccio di level up, scegliamoci i tavoli migliori. Proviamo ad andare a vedere qualcun altro, giusto per vedere se erano tutti così. Qua abbiamo Alessio, qua abbiamo, ok, non forse super regular, ma neanche giocatori così terribili, anzi, non sono tavoli ben selezionati, per capirci. Anche Alessio è un giocatore con infinita esperienza, gioca su People da più o meno da quando esiste, è un giocatore leggermente perdente, ma sicuramente ha carattere il ragazzo, come diceva Shin a Kenshiro. Dobbiamo sceglierci un po' meglio i tavoli.
di fare un level up serena e felice, e soprattutto non modificare il nostro stile di gioco in soglia di level up. Questa curva rossa negativa, questo approccio nitti, concessivo, 21-15-3, ho giocatori che giocano da un mese, che arrivano a giocare così al No Limit 2, e per carità, prima giocavano 12-10-2, per cui è già un miglioramento, ma non possiamo portare uno stile che non è il nostro. Comunque diamoci all'analisi, sono mani che più o meno vedo con voi la prima volta, alcune mani ovviamente le ho già viste in sessione con col gufo, non dirò il suo nome, rimarrà un mistero. Il manager, per favore non mi abbandonare. Ah sì, perché ho lasciato Lenz. Andiamo a vedere un po' le stats da posizione, cerchiamo di farci un'idea di ciò che sta accadendo. Range che vanno abbastanza bene, range di call call piuttosto alto, range di 3-bet piuttosto basso, un po' più alto in posizione, da cambiare. Ok, com'è cambiata la linea di difesa contro la 3-bet? Prima era molto più sbilanciata, adesso più o meno stiamo difendendo un terzo del range in tutte le posizioni. Da rivedere la linea di squeeze, che è ancora bassa dai bui, è una cosa su cui dobbiamo lavorare, perché possiamo prendere molto margine. Troppo bassa la c-bet al flop, perdiamo troppo value, chiamiamo troppo al flop. Ho già visto molte mani nelle sessioni che abbiamo fatto settimanalmente con questo giocatore. Al flop missiamo troppo, missiamo value, missiamo protection, giochiamo una linea dove chiamiamo troppo per chiamare turn, bisogna ragionarci un po' meglio. La linea di turn c-bet, ok, è relativamente alta, ma perché il nostro range di flop c-bet è relativamente basso, dovremmo ribilanciare un po' queste linee. La linea di aggressività può anche andare abbastanza bene, river con efficiency, nulla da dichiarare. E ok, cosa ho fatto qua? Anche ok, anche sul win to showdown, win to showdown, inutile ragionarci troppo su così poche mani. Voglio vedere un po' la linea di gioco nelle zap per capire se finalmente ha iniziato a giocare un po' di zap, quindi partendo anche da tavoli appena formatisi. Invece abbiamo giocato solo 1000 mani di 40.000, quindi abbiamo decisamente poche volte aperto un tavolo zap e sedendoci magari con mezzo stack, scegliendoci magari giocando 6 tavoli, 4 o 5 tavoli buoni, un tavolo nuovo, cambiando tavoli. È una cosa che dobbiamo iniziare a fare, non possiamo ancora non farla, è una cosa sempre più utile mano a mano che si sale di livello, dobbiamo decisamente deciderci a farlo. I range comunque vanno un po' rivisti, dobbiamo giocare una linea un po' più aggressiva, ma non è malvagio, eh? 1000 mani, tenere even, vi assicuro che sui reg del livello che gioca nel zap il gufo sta facendo anche piuttosto bene, ma secondo me dobbiamo ragionare, anche perché vedo delle frequenze molto basse, soprattutto IP, e una linea di gioco un po' troppo chiusa. Vorrei vedere anche un po' le size che ha tenuto. No, questa è una linea in fuori posizione, no, questa è, ah no, perché le stats sono invertite. Un'apertura tra peri e zap è comunque sbagliata, fra l'altro siamo contro Bruce, altro giocatore del club, prestante giocatore, super in gamba, non ha senso aprire tre per. Attenzione gufo, perché le zap va decisamente rivista come linea generale, e lo sottolineo perché la frustrazione, diciamo, del No Limit 10 tende a far sì che noi ci troviamo una routine non ottimale, e dobbiamo renderci conto che qualcosa dobbiamo cambiarlo noi. Alcune cose non si può fare molto, quel 15 bind EV sono persi e probabilmente torneranno, ma non è detto. Per questo motivo vi propongo questa bellissima curva di Gauss. Chi non conosce il buon Gauss, morto ormai da un po' di tempo, ma è comunque un grande, perché mi è stato utile in un sacco di episodi. La curva di distribuzione dei risultati, in questa famosa somma curva campana, possiamo pensare che nel 70% dei casi siamo nella pancia della campana, per cui sono i risultati più probabile, diciamo nel 10% siamo in questa fascia molto particolare, e nel 2% siamo molto lontani dal nostro, diciamo, valore ottimale, nello 0,1% siamo estremamente distanti. La cosa importante è che se noi regniamo normale, un buy in sopra V, 2 sopra V, 2 sotto V, siamo sempre qua in mezzo, sono le cose più comuni. Se già iniziamo a discostarci parecchio, sono cose che capitano, una sessione su 10, che a chi non è capitato di chiudere un paio di buy in sopra o sotto V una volta ogni 10 sessioni, certamente sono cose che capitano. Noi siamo verso quello 0,1%, non così in là in realtà, però siamo nell'estrema, diciamo, sinistra della curva. In realtà però la cosa importante è che concettualmente abbiamo chiuso 15 buy in sotto EV, 1% che questa cosa capitasse, probabilmente un po' meno, potevamo comodamente chiudere 15 buy in sopra EV con la stessa identica percentuale. Diciamo che abbiamo bendato gli occhi, tirato una freccetta e preso le chiappe dell'amorosa, che si è veramente arrabbiata per ciò che abbiamo fatto, ma non l'abbiamo fatto apposta, per carità, potevamo non chiuderci gli occhi, ma la dea bendata chiede di fare queste cose. Quindi concettualmente non è da preoccuparsi questa cosa, di questo divario tra le vie reale su 40.000 mani, neanche ci si guarda queste cose, ma mi raccomando, le possibilità di chiudere sopra sotto sono esattamente le stesse in linea, diciamo, diametralmente opposta. Se no, questo fosse, diciamo,
se fosse uno scarto quadratico medio, per cui un valore assoluto, quindi diciamo un valore sempre positivo, che è la varianza, in realtà la varianza è sempre positiva perché è un quadrato, dobbiamo sempre pensare che non è più né più né meno, è semplicemente una distribuzione di risultati che non deve inficiare il nostro gioco. Però mi raccomando, qualcosa lo possiamo cambiare, qualcosa un po' meno. Già la selezione dei tavoli è una cosa su cui decisamente andare a riflettere. Andiamo a vedere dalle stats, vorrei applicare anche qualche filtro in realtà, però vedo delle cose piuttosto buone, nel senso la linea di difesa è piuttosto buona. Voglio andare a vedere questa qualcosa sul grafico, mettendo invece che le mani del 25 sono le mani del no limit 10, quindi uncheck all, solo le mani del 10, che più o meno dovrebbero essere queste, eccole qua. Forza e coraggio, la nostra rossa è in discesa, il nostro V, inutile che lo mostri, tanto so già dov'è le V, però è chiaro che se noi vinciamo 4 quadretti di linea blu e ne perdiamo 4, 5 di linea rossa, ok, che le V è da tutt'altra parte, però il vero motivo per cui stiamo un po' perdendo è principalmente, insomma, la nostra linea rossa, il nostro stile di gioco un po' rassegnato, e non va assolutamente bene questa come linea di gioco. Cambiamo tavoli un po' più spesso, giochiamo un po' più concentrati, riduciamo semmai il numero di tavoli, ritroviamo il divertimento, perché se la routine è giocare senza divertirsi e in bad run, probabilmente la cosa resterà invariata se non facciamo qualcosa per cambiarla. Andiamo ad analizzare, andiamo ad analizzare un po' di mani. In realtà abbiamo visto le cose su cui dovremmo riflettere: la forbetta è aumentata ma può migliorare ancora, la c-bet va aumentata al flop, la linea di difesa è migliorata, lo squeeze va rielaborato, la linea di steal possiamo sicuramente rivederla in base ai giocatori che stiamo affrontando con maggior lettura. Mi raccomando, il perdere valore qua nella linea di c-bet è abbastanza grave su queste mani. Per carità, ci sono anche le mani vecchie, ma queste sono le cose che si vedono, insomma, la difesa contro 3-bet che è migliorata molto, lo squeeze che manca, la 4-bet che può prendere sicuramente più value, la difesa dei bui va piuttosto bene, le c-bet vanno ribilanciate e la downbet è calata molto rispetto all'inizio, ma è ancora molto alta. Le mani fuori posizione quando non siamo l'aggressore non ci devono far perdere troppi soldi. Andiamo a vedere un po' di mani, metterei il filtro delle ultime 20.000 giusto per vedere un po' di mani relativamente recenti e non mani magari che abbiamo già visto, eccetera eccetera, e andiamo a vedere cosa accade in queste ultime. Ok, su queste mani possiamo dare un occhio, ma abbiamo già visto in generale cosa è successo a 25: overfoldato, linea di gioco nitty, passiva, uno stile che non è il nostro. Abbiamo tiltato in sostanza, il level up ci ha portato a giocare non il nostro stile, quindi non eravamo più confident, e tanti saluti a tutto ciò che abbiamo fatto. Non è, ovviamente questa è una cosa da evitare. In queste ultime 20.000 mani del 10 invece perdiamo una decina, 11 buy-in sotto valore atteso, qui facciamo 110 di back, avremmo avuto un 60 di EV adjusted, per cui in realtà quasi €200 li tiriamo fuori, insomma, in 20.000 mani non è malvagio. Poi in realtà abbiamo chiuso sotto EV, abbiamo chiuso positivo solo grazie alla back, e qui non possiamo farci tanto. Sicuramente però possiamo ragionare sul fatto che lo squeeze è basso, la 4-bet è bassa, la linea di c-bet è ancora un po' bassa, molto migliorata la linea di difesa, e questa è una cosa molto molto positiva perché lo stake lo battiamo. Qua sono successe cose un po' al di là del nostro controllo. Andiamo a vedere qualche mano, le vediamo assieme per un po' per la prima volta, vediamo cosa accade qui. Allora, c'è un rilancio, c'è un call, c'è un 4-bet, c'è un push, va bene, non fa dubbio. Ok, culerino, ok, asso contro KK non fa bene a nessuno questa mano, so che l'abbiamo già vista con lo student. Qui tribettiamo, chiamo, ok, bet la prima, bet la seconda, quest'asso lui mi diceva ma no, ma è uscita la mia, poi bet raise call, oppo ci gira K9 con questa river bet, probabilmente arriva. Era più sensato una small bet, magari per foldare, o un check con l'intenzione di chiamare contro un giocatore molto sbilanciato sul river, anche se le mani sono poche. Foldare sarebbe un po' eccessivo, onestamente, però attenzione. Uno limp preflop, cosa accade? Apriamo, c'è un 3-bet di Isoca. Forbettiamo super lungo, 9, 18, 27, 3,5 per Shamalaya. All-in call, va bene, attenzione a queste size, sono veramente brutte. Brucheremo, però davanti a questa size, volte e mezzo una size piuttosto standard, per cui facciamo i conti: 9 per 2 1,80 euro, più mezzo 2,25 euro, è una size 2,20 euro, insomma una size che va piuttosto bene. Invece abbiamo fatto 3 euro, proprio per dire: uè bro, noi qua abbiamo intenzione di bloccare, per cui foldami tutte le tue range di bluff, foldami a jack, foldami a 10, foldami le coppie,
pushami solo a K, Asso K, per favore, ciò che ciò avviene. Village gira su Asso, comunque sostanzialmente un cooler, ma giocato non troppo bene. 7 esplosi a quanto pare, chiamiamo solo in questo spot, squeeze di granchi, difendiamo qua, settiamo, push call, ok, come abbiamo fatto a perdere. Asso Asso ci setta river, va bene, capisco cos'è accaduto, inizio a capire un po' dove sta andando queste V. Un Olimpo flop, apriamo 3-bet the kid, can overplayer, 4-bet con la giusta size, mini 5-bet, molto curiosa, mettiamo nota, comunque blocchiamo sereni in questo spot. Altro coolerino, kid poker è un overplayer range, per cui qui è piuttosto standard bloccare, e qui almeno le stesse sono corrette. Altre doppie morte, come mai? Apriamo, tribettiamo IP, si può anche decidere di chiamare con due fish a sinistra, ma la tribet può sicuramente aver senso. Floppiamo bene, check bet call, bet push. Pusherino, va bene, comunque non possiamo foldare, a Q-River, va bene. Capisco dove sia questa run che un po' ci sta tartassando. Cucù, tribettiamo call, bet raise. Sullivan in realtà è molto passivo sul turn, potremmo anche voler foldare in questo spot, ci girerà veramente sempre doppie set scala su questa action, forse qualche combo di Ajax suited e qualche mano di questo tipo, ma in realtà veramente poche che battiamo, potremmo anche ragionare sul fold. Villain ci gira un set, possiamo mettere nota, ma è abbastanza in linea col suo profilo, con questo profilo di gioco, non che Sully non sia un buon player, perde un po' di soldi, ok, però la sua linea passiva sul turn, il suo basso fold, la sua bassa aggression factor ci fa capire che folda poco e chiama tanto, e quando ci mini raise a turn dovrebbe essere probabilmente top range. Possiamo comunque mettere nota, possiamo vedere cosa è successo alla mano specifica, giusto per capire. Open raise per 3, ok, chiama 3 bet con la flop, check mini, check all indiretto turn, quindi mettiamo call flop set virgola check all indiretto turn, abbiamo già messo set, ok, ecco, mi raccomando, perché un giocatore con queste stats non bluffa praticamente mai, non ha un range di bluff, inutile ragionarci troppo. Un Olimpo flop di gioie, 3 bet 4 bet leggermente lunga ma non troppo, push call certo, ok, a K e vanno a loro, inizio a vedere dove è un po' il nostro V, spero che il nostro mitico Goofer Donk non si stia rattristando per ciò che stiamo vedendo. Squeeze con una gesta size, giocatore passivo, bet call, bet l'indiretto. Allora, su questo board specifico qua difenderei, normalmente un 50-10-1 non è un giocatore che vogliamo difendere così tanto quando ci pusha turn, però in questo spot vedo molte, comunque molti draw, vedo molte anche mani che battiamo, delle combo di 8x, delle combo di 4 quinti scala, 4-5 suited, 7-5 suited, questo 3 non chiude molti draw, anzi non ne chiude nessuno e ne apre diversi, quindi onestamente non mi farei troppe storie. In un'altra situazione avrei forse anche voluto foldare, per esempio se fosse uscito, non lo so, 6, un 7-9, quindi un 5-10 magari, ripicche, carte che insomma possono chiudere qualche draw, quel 3 non chiude particolarmente molto. Villain ci gira 19, ok, incastro di scala, 4 quinti colore, diciamo che è il suo bottom range per le stats, ma ci sta a giocarsi in questo caso. Comunque vanno a loro perché quel 7 chiude l'incastro, ok, ci sta incastro più che altro un draw abbastanza forte, ti mettiamo, chiama aggro depolarizzato abbastanza nel lato speedy dunk, ok, mettiamo resa. E Hiro chiama, questa idea di chiamare flop è pessima. Contro questo giocatore io qua bloccherei serenamente, nel senso che è un 70-40, tribetta poco, quindi qua può girarci delle combo di 8-8-9-9-10-10 jack-jack, può girarci delle combo di asso suited, delle combo di 7x come asso 7 simili, delle combo ovviamente anche qualche combo di scala, ci mancherebbe che quest'oppo non abbia 4-5-6-7 nel range, forse anche 7-3 suited per capirci, ma in realtà contro il suo range siamo abbastanza buoni. Abbiamo già così creato un pot da 9 euro con 7 euro dietro, non capisco perché chiamare, poi su che turn saremo capaci di foldare. Esce pure un turn che è pessimo, veramente pessimo, a povoline qua chiamiamo, dovevamo bloccare prima. Villa comunque ci gira un'amabile scala floppata, ci sta, però Hiro qua mi salto molto value non bloccando flop per concedere praticamente equity, molto molto negativo. Mano dal punto di vista di Bruce a quanto pare, ma noi siamo il gufo, tribettiamo da UTG più 1, 4 bet
sostanzialmente all-in, va bene con Assas contro KK. Ok, non solo c'è un po' di varianza, ma ci sono anche un po' di culerini. Povero il nostro gufo, cosa gli tocca rivivere. Open raise 7000 per di Arrotino. Arrotino qua praticamente non folderà mai, quindi va bene anche una size attorno ai 3 per, anche se affrontiamo un overbet. Arrotino è un giocatore molto loose, molto passivo, 10 50 10, bassissimo fold, relativamente alta aggressività, ma su poche mani. Profilo è quello di un giocatore passivo. Possiamo anche tribettare leggermente più lungo, va bene 1,70€ perché affrontiamo un overbet. Su questo board dobbiamo cibettare, non lo facciamo. Betta turn chiamiamo e push arriva ne chiamiamo. Abbiamo missato valle flop, non abbiamo bloccato turn, comunque non folderò questa mano. Villain gira 3-3. Ok, eravamo comunque under the train per capirci, ma contro un giocatore passivo abbiamo comunque missato value. Inutile dire che questa run ha un po' povero il nostro gufo donk, ora lo capisco. Comunque call, ok, value, call di Otesh, attenzione, bet, push turn, beh va bene, difenderemo certo. Un altro KK contro Assoasso, solo gioie per il nostro gufo. Praticamente le nostre premium sono sempre state vagamente esplose, 3 bet, mini 4 bet, pusheremo standard, certo. Un altro Assoasso on face, va bene, niente da commentare su queste mani, povero il nostro gufo. Jack, apertura, 3 bet, call, ok, value, call, check call, sì, può anche avere senso contro queste stats, direi che ci può stare. È un giocatore relativamente passivo, però sembra anche abbastanza sbilanciato, può ancora bettare molte mani che noi battiamo. Ci basta vincere meno del 33% delle volte. Villa gira un colore, runner in cascio, trallallero trallalla, solo gioie per il nostro gufo, povero gufo. Un altro coppia di capponi, 3 bet di Otesh, 4 bet, push call easy, un altro asso in face, povero gufo, cosa hai passato in questa run? Ma non c'è molto da commentare qui. Cosa succede? Abbiamo aperto attenzione a Crucial che squizza solo il 3, attenzione, non so neanche che mano abbia qui il gufo, non ho visto, ma lo scopriremo, attenzione, perché comunque Crucial, 4 bet all'1, squizza il 3, ha sempre value qui, ma va bene, comunque chiamiamo, certo. Villain gira Jack, noi KK, ma lui setta, yes sir. Ok bro, inizia a vedere come mai la tua ranti abbia un po' condizionato, quindi in realtà sei stato molto bravo a chiudere in even, possiamo dirlo. Ok, squizziamo, call di un agro depolarizzato, bet, call, check, bet, raise, call. Molto dubbio in questo spot. Allora, sicuramente ci saremmo in qualche modo giocati dei soldi, contro un 90, 60, 10, 60 di river bet, giocatore super agro, però bet collare river è veramente sick. In realtà, come idea, cosa ci gira Villain? Solo un poker. Questa mano l'avevamo già vista assieme al gufo. In realtà, però, contro questo giocatore prendiamo soldi dalle sue bet e poco, relativamente poco, dalle sue call. Se vogliamo bettare, dobbiamo anche cercare di foldare ogni tanto. Se vogliamo cercare per indurre maggior bluff, possiamo anche chiamare un po' più sereni. Qua tribettiamo contro 0,86, giocatore molto nitti. C'è crazy in questo spot, che abbiamo talmente tanta equity che ci sto a broccare. Villain comunque gira range abbastanza forte, ma è naturale dalle sue stats. Però di certo non farò una colpa al nostro hero qui, vediamo cosa capita. C'è un raise, c'è un call perfetto, c'è la bet, chiamiamo solo. Comunque c'è un raise, c'è un push, riusciamo a perdere anche questa mano? Solo gioia, parrebbe di sì. A sotto giocare a caso da Goldrake immagino, e vabbè, Lucky Boy è veramente lucky oggi, vanno a lui. Almeno qua abbiamo bloccato, diciamo, messi bene. Vediamo qui questo Jack, apertura 0,86, 3 bet, call, top settiamo, value bettiamo, check, pushiamo. La bet versus Mister di 0,86 non è molto alta, qua alto, qua sarebbe stato meglio uscire bettando onestamente. Comunque Villain chiama, gira su Q random e vince in Castro River, molto random da parte di 0,86, non me la sarei aspettata. Però Tarn avremmo decisamente dovuto value bettare questa mano. Vediamo qualche altra mano, anche perché questa lead si sta un po' allungando, un po' troppo. Chiamiamo, certo, value bettiamo contro un giocatore che ci betta 65, questa è una mano che avrei preferito chiamare, non doncare. Value bettiamo doppia, value bettiamo river, l'indiretto. Chiude un due incastri questo river, ma onestamente non credo folderei qua. E l'unica cosa è che non abbiamo gestito la mano in maniera proprio ottimale, abbiamo creato un piatto veramente grande, poi vabbè, oppo pusha, comunque dobbiamo mettere 6 euro su 14, non folderei. Villain gira set, oh, K, non credo ci sia neanche bisogno di ragionarci troppo.
Vediamo questo KK, cosa ci fa Kiss? Kiss, ah, KK78, ok. Non so bene cosa stia facendo in questo momento Kiss a questo livello. Il giocatore che è sceso dal 100 al 50, dal 25 al 10, le ha fatte tutte, a quanto pare. È naturale che un po' perda, potrebbe decisamente migliorarsi e tilta veramente facile come giocatore. Comunque, ti ripetiamo, col Bet call, e qua siamo vagamente committed, raised in aggression factor 1. Siamo sempre sotto a questo giocatore per le sue stats. Non ha mai bluff. Potremmo anche voler foldare. Invece chiamiamo addirittura un overset. Però, onestamente, già sul turn possiamo decisamente pensare al fold. Diamo un'occhiata a qualche altra mano. Perché mi dispiace vedere solo gli piatti veramente grandi. Comunque, tribettiamo l'indiretto. Molto marginale. In realtà è un 50-10-1. Quindi, in realtà, non siamo chiamati necessariamente a difendere a K, sarebbe standard in molti altri spot. Chiamare o foldare qua dipende se abbiamo già preso note su questo giocatore. Voler foldare contro 50-10-1-0-5 ha anche senso, nel senso che non dobbiamo accettare necessariamente troppi flip. Avrà anche alcune combo di Aqua Jack nel range, però in realtà molto spesso a coppia e mano relativamente forte. Comunque qua difendiamo, villain gira Q e vanno a lui. Ok, mettiamo nota comunque e la metteremo anche assieme. E Q-Ball, e lui forbetta ID. Prendiamolo perché è un giocatore piuttosto passivo, sono cose piuttosto strane. Forbetta ID 100 per, giusto per arrotondare, AQ off, giusto per sapere che ha anche queste 16 combo nel range e non solo combo molto forti. Un 7 esplosa, non so neanche se lo voglio andare a vedere. Una doppia esplosa, non credo neanche di volerla andare a vedere. Un KK morto, beh, diamo un'occhiata, vediamo cosa è accaduto. Apertura, 3-bet, call, value, call, check, call, bet verso Smith relativamente alta, bet call 27. Potrebbe anche trasformare alcune combo di bluff. In realtà qui possiamo anche voler probabilmente difendere, dovremmo prendere nota su queste size. Villan gira Q, ci ha creduto e diciamo che gli è andata, va bene, ma non è così male in realtà questa mano. Un 10-10, vediamo cosa è accaduto. Apertura di Nico, che ha giocatore fish, 3-bet lunga o l'indiretto, stesso discorso di prima. Un 50-10-1 che folda all'86. Qui se decidiamo di chiamare lo facciamo con read non super standard. Chiamare a K 9 9 10 10 a cui in questi spot richiede lettura, non richiede una mano. Comunque qui io decido di chiamare, villain gira jack jack, ok, posso anche vagamente starci. QQ esploso, KQ vediamolo. Allora, apertura di Vinci, difendiamo contro 50-10, bet difendiamo, value turn, value mini raise, vabbè, mini raise a 2 euro, ok, difendiamo 9-9 per un set. Ok, vorrei vedere anche qualche altra mano in realtà. Qui vediamo, no, questa Q un preflop, è una mano di heads up, immagino abbia senso bloccare preflop. Apertura 3-bet, 4-bet push, ok, piuttosto standard. Cucù, 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 cosa accade col cucù? Apriamo, 3-bet lungo, 4-bet, ok, gli restano ben 800, lo mettiamo lì in magia, come dico ogni tanto, doppie esplose, full morti, come mai siamo morti con questo full? Cosa è accaduto? Open bet, ok, value call, value raise, beh va bene, non possiamo foldare, ma un 50-06-03, come minimo ci gira il jack, a volte ci gira anche KK, non pensiamo di no, e a volte ovviamente ci girerà il 2, ma non credo vorremmo mai foldare in questo spot, però villain ci gira veramente la magia, non esageriamo per foldare in questo caso. Va bene, siamo arrivati a vedere almeno i piatti medi, ne abbiamo visti un buon numero, quindi in realtà credo che potremo interrompere quella read che ovviamente continuerà in privata sede col gufo, penso dopo domani se non sbaglio abbiamo sessione. Andremo a cercare assieme un po' di spot su questa c-bet da alzare flop, su questa linea dove chiamiamo troppo flop per poi non prendere value, per missare ricordiamoci quella sasso, ricordiamoci cos'era quell'overpair contro quel giocatore su quel board medio. Va bene, lì ci ha girato scala, ci hanno girato dei set, comunque abbiamo visto scoppi, cooler, varianza, assassina, cioè in queste 20.000 mani non solo perdiamo 10 bandi of DV, ma penso almeno 8-9 volte i nostri K si sono trovati contro gli assi, i nostri Q contro i KK eccetera. Quella è sostanzialmente run e siamo stati anche bravi a difendere una linea molto migliore di prima. Se con una run del genere riusciamo a tenere un 60 DV, 110 di back, potevano essere
Ve l'ho detto prima, quei 10 bambini sotto i V potevano essere ugualmente sopra i V, quindi in realtà non abbiamo nulla da criticarsi. Lo dico come lato mental coaching, non solo come lato skill, e ci lavoriamo, eh. Ci manca un po' di tribet, ci manca la linea rossa, ci manca un po' di cibet flop, ci manca un po' di squeeze, ci mancano un po' di linea esploitativa contro i giocatori, ci manca qualcosa ancora, ma siamo migliorati tantissimo, questa è la cosa importante. E se abbiamo tenuto un mindset abbastanza solido in un periodo simile, con una run del genere, con un EV così distante, con degli scoppi così frequenti, però ci sono cose da modificare, quella che la selezione dei tavoli, quella linea di level up che decisamente è stata nel lato ho paura, e ci credo, nel senso, dopo una run del genere, ma non dobbiamo portare le emozioni al tavolo, dobbiamo giocare col nostro a game, col nostro stile migliore, con un mindset all'altezza, un bankroll che possa assorbire anche i colpi della varianza. E onestamente, dopo una run di questo tipo, non è proprio super saggio andare a level upare. Eravamo a un passo del level up, magari quelle mani da 25, no, non sono tra le prime, perché filtrando le ultime 20.000 me le date giocate, quindi nella seconda metà del mese. Ragioneremo nel dettaglio col nostro gufo, andremo sicuramente per i massimi, perché il 25 deve essere nostro, poteva essere già nostro questo mese, magari lo sarà il prossimo, ma mi raccomando, abbiamo anche visto un po' del nostro Gauss e non overthinkiamo questi spot, cerchiamo di estrarre i massimi da ciò che possiamo e non considerare troppo ciò che in realtà non dipende dalle nostre scelte. Detta questa perla di saggezza, direi che è ora di salutarvi, ci vediamo al prossimo video, per quello di oggi è tutto, un saluto e alla prossima dall'Arcane. Ciao ciao.